44.000 voti a favore di Di Maio. Di Maio dice: ripartiamo più forti, sostegno al governo, non mi monto la testa, caro figlio. Ma ci picchia, è stata una suspense pazzesca, eravamo tutti quanti, diciamo, in dubbio su come sarebbe andata a finire, davvero sul filo del rasoio. Un po' ironico, se l'aspettava, diciamo. Ma me l'aspettavo, è un... evitiamo le espressioni troppo forti, è stato un rituale per dare l'impressione che si sia fatto qualcosa, quando nella grammatica della politica, dappertutto, quando si perde anche in proporzioni di gran lunga inferiori a queste, si va via e basta, non si dice chiedo il voto agli amici del bar o ai 50.000 che votano su una piattaforma certificata per inaffidabilità e non anonimità del voto. È un ulteriore passaggio di uno sgretolamento, di uno smattamento che non può che finire male. Questo è ovvio. Sa, diceva Lincoln, diceva puoi ingannare qualcuno per tutta la vita o molti per qualche tempo, non puoi ingannare tutti per tutta la vita. E le bugie di tutti i tipi ovviamente vengono a galla. E così... Però dal loro punto di vista loro hanno sempre fatto così. No, loro si rivolgono ai loro militanti, quelli che hanno diritto di voto, chiedono e poi eventualmente proseguono. Ma lo sa quanti voti hanno perso loro a queste elezioni? Io non ho il conto preciso. 6 milioni e passa. Quindi 6 milioni di persone a distanza di un anno, non a distanza di 4 anni, non con le ere geologiche nel mezzo, ma a distanza di un anno sono andati via per ragioni molto ovvie e sono quasi annoiato a ripeterle, ma era così evidente nel momento in cui prometti cose non realizzabili, nel momento in cui disegni un mondo da fumetti nella tua proposta elettorale, poi ti vai a confrontare con la durezza del mondo reale, col fatto che è un mondo complicato, è evidente che ti fai male e continui a farti più male se un meccanismo che è di tipica rimozione, quasi psicanalitica, perché questa operazione qui, questa del voto, diciamo, dei 50.000 o quanti sono, è una classica rimozione. Prima inventi 6 milioni di voti e poi te ne bastano 44.000 per rimuovere il problema che invece è lì gigantesco.